Il caldo africano non concede tregua. In Abruzzo, oltre a fare i conti con la carenza idrica e i colpi di calore, si aggiunge anche il fenomeno di chi lavora all'aperto, nei cantieri, nell'agricoltura, sull'asfalto. Insomma, non tutti possono godersi un'estate di 3 mesi di vacanze a mollo da qualche parte o sulle vette più alte in cerca di refrigerio. Per questo CGIL, CISL e UIL hanno presentato una richiesta al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, affinché si tutelino le categorie di lavoratori più svantaggiate a causa di questo caldo che certo alle nostre latitudini normale non è e bene non fa. Ma in cosa consiste questa richiesta? Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo e Molise. Sì, noi abbiamo chiesto al presidente Marsilio di emanare con urgenza una ordinanza, con la quale dalle ore 12:30 alle ore 16, quando la temperatura supera i 30 gradi e il 70% di umidità, nei cantieri che richiedono lavoro all'aperto e forte sforzo fisico, vi deve essere l'obbligo di sospensione del lavoro, perché è tutto. Con tutto questo caldo veramente si attenta alla salute dei lavoratori. D'altronde queste ordinanze sono già state emanate in alcune regioni, faccio riferimento alla regione Puglia e alla regione Lazio e immagino, spero che si potranno emanare queste ordinanze, questi provvedimenti anche nelle altre regioni. Ecco, in Abruzzo noi chiediamo che venga urgentemente posta in essere questa ordinanza. Quali sono le categorie più a rischio di lavoratori? Ma c'è la categoria degli edili, quindi le persone che lavorano nei cantieri edili, tutto il comparto agricolo, quindi il settore florovivaistico e tutta la cantieristica, ma comunque tutte quelle persone che sono costrette a lavorare all'aperto, sotto il sole, facendo sforzi fisici e in maniera continuativa. C'è anche la possibilità di malori per quanto riguarda questi lavoratori a causa del caldo e potrebbe anche andare peggio. Assolutamente sì, con queste temperature è a rischio la salute dei lavoratori. Ecco, non vogliamo ogni volta inseguire le morti, gli incidenti sul lavoro, dobbiamo prevenire. La prevenzione è importante, con queste temperature bisogna agire sulla prevenzione e bisogna porre in essere le misure adeguate e tempestive. State aspettando una risposta. Noi ancora non abbiamo fissato un incontro, ma ripeto, l'ordinanza dal nostro punto di vista va fatta urgentemente. Ovviamente siamo disponibili ad un incontro anche tempestivo e urgente nelle prossime ore.